Il laboratorio del Policlinico di Bari ha individuato altri 3 casi di variante indiana in provincia di Lecce e un caso di variante simile a quella nigeriana nel Barese, la prima in Puglia. In tutto quindi sono 5 casi di variante indiana in Puglia, conteggiando anche i 2 confermati che appartengono però ad un focolaio diverso. È stata inoltre individuata una nuova variante simile nigeriana perché appartenente alla stessa famiglia di quella nigeriana ma con più mutazioni nella proteina Spike e in altre porzioni del virus. Il ragazzo con infezione da questa variante, di nazionalità straniera, era stato ricoverato con polmonite bilaterale in un ospedale della provincia di Bari e dimesso la settimana scorsa. Sono 10.585 nuovi contagi da coronavirus in Italia, certificati ieri, mentre il numero di decessi giornalieri si è attestato a 267. In Puglia riscontrate nelle ultime 24 ore 1.171 nuove positività, di cui 236 nel Tarantino, mentre ieri sono state 12 le vittime in regione. Sono 265 i positivi al Covid attualmente ricoverati nei vari presidi dell'area ionica, a cui vanno aggiunti i 26 pazienti post-Covid in cura presso il nosocomio di Mottola. Nel frattempo ieri registrati 3 decessi in provincia. Oltre 1.000 guariti e numero di pazienti Covid nelle terapie intensive che cala ancora e ora sono meno di 200 i posti letto occupati. Dopo un mese con oltre 200 ammalati nelle rianimazioni, ieri in Puglia i positivi assistiti nelle intensive sono scesi a 194, anche se ci sono stati 16 nuovi ingressi, terzo dato a livello nazionale. Boom invece di guariti, 1.293 in 24 ore. Questi dati, sommati al calo dei nuovi contagi, potrebbero portare la Puglia in zona gialla da lunedì prossimo. Sono 1.414.086 le dosi di vaccino anti-Covid somministrate in Puglia. Invitiamo i cittadini e le cittadine, raccomanda l'assessore alla sanità Pierluigi Lopalco, a presentarsi nei centri vaccinali all'orario indicato dall'adesione per facilitare la somministrazione delle dosi. Continua intanto la campagna vaccinale anche in provincia di Taranto, dove circa una persona su 3 ha ricevuto almeno una dose di vaccino anti-Covid, quasi 140.000 persone, il 25% della popolazione residente, hanno completato il proprio ciclo di vaccinazione, mentre sono 53.000, il 9%, quelle che hanno già ricevuto solo la prima dose. Martedì somministrate in totale quasi 4.550 dosi. I sindacati della scuola insorgono e puntano il dito contro le misure del governo ritenute inefficaci. Dopo un anno e mezzo di emergenza sanitaria, tanti gli errori di valutazione, programmazione e gestione. Per i sindacati sarebbe necessaria la riduzione degli alunni per classe e l'incremento di personale docente e ATA, prevista per venerdì 7 maggio, una conferenza stampa all'aperto davanti alla sede dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia. Sarà la Gruppo Consoli Centrale del Latte Brescia l'avversaria della Prisma Taranto nelle finali playoff per la promozione in Superlega. La squadra di coach Zambonardi si è aggiudicata per 3-1 la serie delle semifinali playoff contro l'Emma Villa Sobai Siena, raggiungendo per la prima volta nella sua storia lo storico traguardo dove si giocherà il salto del massimo campionato italiano contro gli uomini di coach Dipinto. L'assalto alla Superlega inizierà mercoledì 12 maggio dal Palamazzola con inizio alle ore 18. Domenica 16 maggio invece si replicherà in terra lombarda, mentre gara 3 è in programma domenica 23 maggio nella città dei Due Mari. L'eventuale gara 4 sarà giocata invece mercoledì 26 aprile. La bella è in programma domenica 30 maggio a Taranto.